Buongiorno a tutti, sono la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Ibsen, Marilisa Mancino, e con questo messaggio volevamo comunicare a tutta la comunità educante quanto accaduto in relazione al caso Covid riscontrato presso il nostro istituto scolastico. Ieri sera abbiamo ricevuto la comunicazione da parte di una docente che era risultata positiva al Covid-19 e immediatamente abbiamo contattato il referente dell'ASL, il dottor Castaldi, che ci ha risposto prontamente e abbiamo quindi allertato, ci ha detto di mettere in quarantena, in isolamento fiduciario in attesa del tampone, i contatti stretti della docente. Sono tre classi della scuola primaria del Flesso Perrone. Sono state immediatamente contattate le famiglie degli alunni per l'isolamento fiduciario e successivamente, a seguito del tracciamento dei contatti stretti della docente, sono stati messi in isolamento fiduciario anche altri due docenti del plesso. Grazie alla celerità dell'ASL, domani mattina tutti i bambini e i docenti di isolamento fiduciario effettueranno il tampone. Questa mattina è stata disposta la sanificazione dei locali ai sensi della normativa vigente della scuola primaria Perrone, è stata effettuata dalla scuola e quindi domani mattina tutte le altre classi del plesso Perrone potranno tranquillamente frequentare le attività didattiche. Soltanto gli alunni che sono in isolamento fiduciario e che sono comunque stati già contattati da parte della scuola, come ho detto prima, effettueranno il tampone e quindi in attesa del tampone verranno attivate tutte le attività didattiche a distanza previste dalle linee guida della didattica digitale integrata.